Cari amici del Cuore Rosanero, qui è Rosanero Podcast che vi parla. È puntata improvvisata quella di oggi, anche modificata nel tema. In realtà ho deciso un contenuto che doveva avere delle sfumature del tutto leggere, parlando dei nuovi arrivi e parlando anche del tema videogiochi, ovvero FIFA 23, ma ho dovuto drasticamente cambiare i piani in quanto è stata diramata una bruttissima notizia riguardante Silvio Baldini e Renzo Castagnini. Pare infatti che i due abbiano rassegnato le proprie dimissioni per dissapori nei confronti della società sul tema mercato. Non ci è dato sapere esattamente quale sia la motivazione, addirittura questa mattina l'allenamento dei Rosanero è stato appunto interrotto dal mister, tanto il clima era pesante. Anche a detta di Gianluca Di Marzio, addirittura questa notizia è verosimile, e il tutto, come già detto, sarebbe riconducibile alla campagna di mercato condotta finora dalla società. Riflettendoci su, anche con altri tifosi, fino a pochi minuti fa, siamo arrivati alla conclusione che in realtà non è tanto il mercato in ingresso il problema, cioè gli acquisti, ma più che altro quelle che sono le cessioni, in particolare nella figura di Dall'Oglio e Giron. Un indizio potrebbe essere, diciamo, quel messaggio di Giron, un po' malinconico, che lasciava trapelare una sorta anche di dissapore nell'aver detto addio a Palermo. E quindi a questo punto, anche se non è una notizia ufficiale, pare che Baldini avesse fatto di tutto per evitare che appunto i suoi due uomini lasciassero la rosa. Io sono un po' così, un po' tramortito da questa notizia, perché va a stravolgere un po' tutto e va a distruggere in un certo senso anche il gruppo. Perché vuoi e non vuoi, il gruppo era stato comunque creato da Baldini, ecco perché mi sembra strano che il tutto possa essere legato alla campagna acquisti, altresì è ancora lunga. Baldini inoltre non è uno di quegli allenatori troppo pretenziosi. Ci sono interviste sue datate dove osanna i suoi uomini, nella figura per esempio di Maccarrone, paragonandolo al Diego Milito dell'epoca, per cui è un uomo che valorizza comunque i componenti della sua rosa. Fatto sta che se realmente le sue dimissioni siano dovute comunque a... Fatto sta che se le sue dimissioni sono legate a questo sentimentalismo nei confronti di Dall'Oglio e di Giron, mi sembra anche un po' severo questo atteggiamento del mister. Io non so cos'altro aggiungere. Quello che posso dirvi è che le voci di corridoio vedono uno scenario dove, nonostante le dimissioni, la società non abbia accettato appunto la rassegna. Per cui è chiarissimo che seguiranno aggiornamenti. Veramente non so cos'altro aggiungere. Sono dispiaciuto a 360 gradi, perché non mi aspettavo una notizia simile. Spero con tutto il cuore che riescano a trovare un punto d'incontro sia Baldini che Castagnini con la società, e che non vadano a distruggere quanto di eccezionale finora creato. Cosa aggiungere? Io vi terrò aggiornati anche eventualmente con gli short di YouTube se ci saranno avanzamenti sull'argomento. Grazie come sempre per l'ascolto. Forza Palermo, sempre e comunque. Ciao.